essere al servizio dell'Eterno. Sicuramente per la casa di Aronne, ma anche per i Leviti e in genere per tutto il popolo di Israele, era una grande responsabilità. Il servizio del sacerdozio è un dono offerto dal Signore. Il Signore ci ha dato l'onore, il privilegio di poterci convertire dagli idoli all'Iddio vivente, non per restare fermi, non per rimanere in attesa, ma per servire l'Iddio vivente. Bisogna, è necessario che prendete una posizione. Decidete cosa lasciare e cosa prendere. E vogliamo disporci di più a consacrare la nostra vita all'Eterno. Dio non ha bisogno di noi per fare le cose, eppure ha avuto riguardo, dandoci la grazia non solo di salvare l'anima nostra, ma dandoci l'onore di poterlo servire. Ognuno riceverà la sua retribuzione, non per quante cose ha fatto. Dio è colui che guarda alla qualità del nostro servizio. E servire il Signore non significa solo fare delle cose particolari. Lo possiamo servire nelle piccole e nelle grandi cose. Per Dio è sempre un servizio. Il segreto di un servizio costante, fatto con i buoni sentimenti, è proprio questo, fratelli e sorelle. Se ci aspettiamo la gratificazione, il supporto dagli altri, dagli uomini, dai fratelli, e pensiamo che la benedizione, il successo del nostro servizio lo leghiamo in relazione a quella che è l'approvazione degli altri, ci ritroveremo a vivere momenti bui, di grande pesantezza. E non è un peso, non è un limite, ma è un grande dono poter dire questa mattina: anch'io voglio essere un doulos di Cristo, un servo dell'Iddio vivente.